si è detto, i temi sono stati toccati. Se poi, la mozione d'ordine sarebbe, apriremmo ora magari a qualche intervento pure da no, concludiamo le ultime due domande perché sono sul merito e poi apriamo il dibattito e il confronto. Ma non scappi, sì, sì. Allora, quindi un altro tema molto importante sentito dai cittadini è quello che non vede da parte del legislatore diminuita la componente della Camera dei Deputati. Sandro, cosa ci dici al riguardo? Allora, i cittadini, è un altro tema molto importante che hanno a cuore, è quello che non vede da parte del legislatore diminuita la componente della Camera dei Deputati, perché la Camera dei Deputati resta 630. Sì, no, scusami Giuseppe, credo che possiamo velocemente superare questo tipo di argomento, no? Perché l'avevo detto in uno dei primi interventi, l'idea migliore sarebbe stata quella di andare a una diminuzione dell'uno e dell'altro ramo. Quindi se la scelta è stata fatta in questo modo, è stata fatta perché bisognava agitare l'argomento non veritiero del superamento del bicameralismo, quindi dagli al Senato. L'obiettivo doveva essere ufficialmente aperta la caccia al Senato. Nella realtà i cittadini che leggono, che studiano, che si informano, scoprono che il Senato rimane e che in questo paese abbiamo soltanto una diminuzione di spazi di democrazia. Salvatore consentirà con me se io faccio l'elenco. Allora, non si vota più, c'erano nelle città i consigli di quartieri, di circoscrizione, per carità, non esistono più. Si votava un tempo, si votava per i consigli comunali in un certo modo, si votava per le province, per il Senato adesso. Consigli di quartiere, non ne parliamo più. Non si vota più città metropolitana, chi l'ha visti? Cioè, sono loro signori che si scelgono tra di loro, perché non c'è più questi spazi di democrazia. Le province permangono in un certo modo, ma il problema è che non le votiamo più, il Senato non lo votiamo più, dobbiamo ringraziare loro signori perché ci hanno lasciato la Camera, ma alla Camera si sono riservati un territorio privilegiato, i capilista. Poi se aumentano i collegi, io non lo scatterei questa ipotesi, Salvatore, che quando si fa poi qualche modifica si ipotizzeranno dei collegi più piccoli, i capilista diventeranno di più, perché sono tanti quanti sono i collegi. Se i collegi sono 100, 100 sono riservati, se li scelgono, se li nominano, ma se poi ne faremo 150, non c'è problema, 150 se li nominano. Ma attenzione, che si può essere candidati in vari collegi, quindi questa cosa diventa. Allora, gli spazi di democrazia, mi sembra evidente che anche Salvatore sarà d'accordo, in Italia sono fortemente diminuiti. Con la legge sui comuni e sui sindaci abbiamo il caso Messina, e qui cito ancora il mio amico dottorino Perna. A Corinti, che io stimo, e sapete perché? Perché ad esempio a Corinti è l'unico che si ricorda che c'è, tra i sindaci, spero anche Salvatore, che il 4 novembre non è tanto una cerimonia delle forze armate, dovrebbe diventare sempre più articolo 11, ve lo dicevo, ieri era 4 novembre, l'Italia ripudia la guerra. Bisognerebbe ricordare come hanno fatto a Palmi, leggetelo sulla stampa, cosa hanno fatto a Palmi un gruppo di cittadini, si sono messi a fare loro la manifestazione al monumento, dicendo la follia, l'orrore della guerra, condanniamo tutte le guerre, eccetera, eccetera. Cioè l'Italia ripudia la guerra. Allora, se noi pensiamo a quello che ci resta davanti, al panorama che abbiamo davanti, dovremmo cercare di andare in questa direzione. Ecco perché riprendo quel punto. Chi dice che basta un sì e poi l'Italia cambia, adesso me lo ha ricordato Salvatore, questi 70 anni messi a pacchetto insieme, come se per 70 anni l'Italia fosse andata male, e da 30 anni che fa malissimo, ma non è vero che è andata sempre male. Secondo, le costituzioni
quella degli Stati Uniti ha 200 anni. Le costituzioni, non possiamo dire una costituzione vecchia perché ha 70 anni. No, anch'io su questa domanda, ecco, brevemente, insomma, è chiaro che l'impostazione che si è che della modifica, insomma, va nella direzione, è andata ad abolire il Senato così come per come era prima, insomma, facendolo diventare un po' Senato delle autonomie, rappresentativo un po' dei soggetti territoriali, per come abbiamo detto, e la Camera invece rimane la rappresentatività nazionale, quindi i deputati che rappresentano, ecco, la nazione con il numero, ecco, che. Però, ecco, quindi su questo, ripeto, anche su questo, quindi rispetto a tutto questo stravolgimento, quindi rispetto al 4, ecco, andare a votare sì e far passare una modifica del genere, non ci vedo chissà quale, ripeto, problema così di democrazia. Addirittura, ecco, a questo, quindi Sandro pone su questa riduzione di spazi di democrazia. Allora, ci sarebbe tanto da discutere su democrazia e partecipazione. Io, guardate, oggi nell'esperienza che faccio da sindaco, e lo sto in più di un'occasione riscontrando, un senso, a parer mio, che dimostra sì una, se vogliamo, partecipazione importante, viva, attraverso anche associazionismo, comitati che nascono e che va assolutamente sostenuta e supportata. Dall'altro lato vi è però questo, il grave rischio di un populismo che pensa, ecco, che quella sovranità che appartiene al popolo poi si scorda dell'altra parte prevista nella nostra Costituzione, però nelle forme e nei modi previsti appunto dalla Costituzione stessa. Credo che ecco, quindi ciascuno, ecco, l'educarci alla democrazia, alla partecipazione, veramente sia un tema che, ecco, dovessimo affrontarlo stasera, perché non lo possiamo avviare un confronto del genere, ma ci porterebbe lontano, e di sicuro lontano però dal perché siamo qui stasera. Rispetto agli spazi di democrazia, visto che però Sandro tu hai detto, a me piace però sottolineare, perché se no parliamo soltanto, ecco, delle cose, a volte cose anche questa, insomma, che forse rispetto a quella bilancia che diceva, io non ho esitato a dire della bilancia un po' i punti di debolezza, ma vogliamo dire le positività riguardanti per esempio l'introduzione anche di referendum al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, recita così una parte della riforma che, se andiamo a votare sì il 4, ecco, passerebbe. La legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità poi di attuazione, quindi si introducono i referendum propositivi e di indirizzo, ma vi è di più. Si è tanto parlato a volte, ecco, le ragioni del no che vengono portate avanti rispetto, ecco, che le firme per il referendum abrogativo sarebbero, ecco, le avremmo portate da 500.000 a 800.000. Tanto falso quanto veramente invece il fatto che rimangono 500.000, a quel punto perché passi il referendum abrogativo, allora si fa riferimento agli aventi diritto al voto, quindi occorre la maggioranza degli aventi diritto al voto. Se invece si riesce a raccogliere 800.000 firme, quindi pensiamo agli spazi di democrazia che quasi quasi questa riforma invece li chiuderebbe ancora di più, guardate invece cosa fa questa riforma: 800.000, a quel punto il parametro di riferimento non sarà più la maggioranza più uno degli aventi diritto al voto, ma la maggioranza più uno dei voti validi espressi, dei voti validamente espressi rispetto 800.000, rispetto alla consultazione precedente, ecco, dell'elezione della Camera. Per esempio le trivelle con questo sistema sarebbe stato valido il referendum. Allora, ultima domanda. Ed è forse la più importante. Qui nasce lo sconforto di costituzionalisti come Zagrebeschi e Onida nel fatto che non si è pensato o non si è attuato, cioè di compiere una riforma costituzionale condivisa da tutte le forze politiche, come sarebbe giusto, e anche sulla scia dell'insegnamento dei padri costituzionalisti. Dei padri costituenti. Questo credo che non sia bisogno di molte parole a dirlo, che sia un pacchetto consistente di modifica alla Costituzione che ha diviso il Paese e sotto gli occhi di tutti, che ha diviso il Parlamento e sotto gli occhi di tutti, che ha diviso persino il partito che lo promuove,
e che sulla legge elettorale addirittura ha posto la fiducia, quindi non è vero che diciamo sulla legge elettorale si poteva fare, si poteva fare di vero, con il voto di fiducia si poteva fare di tutto e si è fatto. Quindi mi sembra ovvia la risposta alla domanda che giustamente ha fatto Giuseppe. Le riforme della Costituzione, modifica la Costituzione, non le chiamo riforme, perché chi parla di queste riforme, riformismo, le faceva anche Berlusconi e cercava di far capire che chi fa le riforme è dalla parte del progresso, o no? Eppure si fece. Se avesse fatto questa ipotesi Berlusconi e ci fosse stato Berlusconi al governo, le piazze si sarebbero riempite e il Partito Democratico avrebbe fatto appello ai cittadini alla piazza, se l'avesse fatto Berlusconi. Invece nel momento in cui in effetti gran parte di queste modifiche risalgono alle modifiche del 2006 contro cui ci si è battuti, sapete chi si è battuto anche contro quelle modifiche? Napolitano si è battuto contro quelle modifiche, un presidente della Repubblica che dice questa maledetta, questa benedetta, a seconda della maledizione delle benedette. Napolitano è intervenuto contro quella dicendo non si fanno a colpi di maggioranza le modifiche alla Costituzione, cioè lo sapeva prima, se l'è dimenticato qualche anno dopo. Per quanto riguarda le trivelle, no, correggo il mio amico che diceva avete votato no, in realtà Renzi ha fatto una cosa peggiore. Io mi vergogno di avere un Presidente del Consiglio che non rispetta la Costituzione come non l'ha rispettata Napolitano. L'articolo 54 della Costituzione di Salvatore, io lo spiegherò sempre ai miei alunni, è un articolo rilevantissimo che pochi conoscono. Dice semplicemente che coloro che ricoprono, adempiono a funzioni pubbliche, incarichi pubblici, debbono farlo con dignità ed onore. Ma voi pensate che un Presidente del Consiglio davanti a un referendum possa dire andatevene al mare? Ci fu già qualcun altro che lo fece. Andate al mare, secondo me è contro l'articolo 54 della Costituzione, poiché quello è un meccanismo previsto, l'ha citato adesso Salvatore, la sovranità si esercita nei modi e nei limiti dettati dalla Costituzione. E il referendum è uno di quelli. E quando c'è un referendum, un Presidente del Consiglio che dovrebbe adempiere le sue funzioni, come dice l'articolo 54, con dignità ed onore, dice andate al mare. Taccia molto più di quanto invece parli, taccia, non intervenga su questo, anche se fosse, ieri ho fatto un esempio parlando con un mio amico, non in pubblico, ma lo farei anche in pubblico come lo faccio qui. La Chiesa Cattolica interviene per disciplinare le cremazioni, non so chi l'ha sentito l'altro giorno, ma dico guarda, ma siamo matti? Che titolo ha, che titolarità ha a intervenire nel merito delle, e su come si debbono fare? Allora ciascuno dovrebbe adempiere con dignità ed onore alle funzioni, il sindaco faccia il sindaco, il consigliere regionale faccia il consigliere, lo faccia bene. Perché se non adempie alle sue funzioni e trucca i rimborsi e si compra chissà che e lo fa figurare come rimborso, dovrebbe essere immediatamente cacciato a furor di popolo. Le spese vengono fuori dalla mala politica, dalla corruzione, dalle commistioni. Se tutto funzionasse, anche il CNEL avrebbe un senso, perché chi lo ha pensato come un organo di consulenza per il Parlamento. Però a forza di mala politica, se lo si tratta come cimitero per elefanti e si deve sistemare qualcuno, poi diciamo abbasso il CNEL, certo, ma l'avete distrutto il CNEL. Bene, Sandro, replica e conclude. Breve, perché davvero farà piacere ascoltare gli interventi da poco. Brevissimo, quindi lo sforzo c'è stato tutto da parte di questa maggioranza attualmente in Parlamento e quindi rappresentata soprattutto dal Presidente del Consiglio Renzi di trovare il punto massimo di accordo possibile all'interno di questo Parlamento per le riforme costituzionali. Poi chiaro, ci ricordiamo infatti che le prime letture, i primi passaggi parlamentari di questa riforma furono votate anche da chi oggi, ripeto, è impegnatissimo sul no, è inutile ripetermi,
tra cui oggi sappiamo che impegnatissimi sul no, poi c'è un'aggregazione insomma che va dall'Ampi, sul quale ripeto massimo rispetto a Salvini, a Berlusconi, Ciriaco De Mita, D'Alema, oggi si è aggiunto Bersani, c'è quest'arco costituzionale o incostituzionale, ecco, non lo so cosa, c'è tutto un, ecco, un movimento del no rappresentato da questo, anche ripeto chi nei primi passaggi per dire Forza Italia, poi è chiaro, Forza Italia all'epoca ancora era PDL, non mi ricordo, mi pare comunque Forza Italia l'accordo l'aveva, e tanto che anche lì i primi passaggi furono votati anche dalle forze politiche appunto di destra, da loro, e di questa riforma, per cui quella, la domanda, il punto all'inizio addirittura era ancora più rappresentativo di delle forze che sono presenti attualmente in Parlamento, tra cui anche quella di destra, poi lo sappiamo, lì non ci fu più l'accordo perché non presero bene, diciamo così, ecco, che il Presidente della Repubblica, ecco, l'indicazione da parte della maggioranza del Premier Renzi fu Mattarella, e quindi da lì poi crollò tutto, e poi da lì oggi, ripeto, quell'arco incostituzionale che ho detto è tutto unito perché è contro e dovrebbero mandare a casa questo governo e Renzi, insomma è unito da questo più che da ragioni chissà quali del no. Lo sforzo c'è stato tutto per trovare il punto di massimo di accordo. Non si è trovato, poi via via, ripeto, per le ragioni che ho detto, poi si sono persi i pezzi. In ogni caso è un governo che ha fatto una proposta, la proposta votata dal Parlamento, qui fiducia, perché attenzione anche qui a non confondere e confonderci la fiducia di cui si è parlato di legge elettorale, non sulla riforma costituzionale che lì, ripeto, in Parlamento si è votata. Di più c'è che il 4 il popolo si esprimerà, perché attenzione pure su questo, non può fare campagna elettorale, non si può fare campagna, non si può fare niente, quindi c'è il fatto che ciascuno dà il suo contributo per il sì o per il no, come stasera noi stiamo facendo, poi ciascuno il 4 si esprimerà e dopo la sera, la notte del 4 e il 5, ecco, andremo a vedere se queste riforme saranno passate, ma c'è un'espressione massima del voto popolare, per cui non vedo, ecco, anche in questo caso quale limitazione si ha rispetto a questo, quando, ripeto, siamo tutti chiamati il 4 a esprimerci su questa proposta. Beh, adesso invitiamo il pubblico ad intervenire con domande o premette. C'è Pino Siclari. Pino, prego. Sì. 3 minuti. Sono troppi? E allora un minuto. Per quelli che non passano 20 secondi. E allora accontentiamo tutti, 3 minuti, dai. 3 minuti, prego, va. Lì. Diciamo per dire un numero. Io, esatto, cioè abbiamo, ma non ho iniziato. Sì, però senza recupero, guarda, ma senza recupero. Non lo so, parto. Buonasera, io mi chiamo Antonio Casile, vengo da Reggio Calabria e faccio parte del Comitato Democrazia e Costituzione. Arrivo dalle ultime parole del sindaco, cioè quello schieramento che sostiene il no. Quello schieramento che sostiene il no non ha sicuramente un progetto politico, si schiera e dice no, fermiamoci un attimo, ragioniamo. E va giustamente. Ci sono anche forze che sono andati anche con Renzi, ora forse si sentono traditi, non lo so, forse a letto non sono andati bene, dai. Però quelle forze, tra i sostenitori del sì, il sindaco si è dimenticato di elencarli, abbiamo il presidente della FCA che è, non mi ricordo manco cosa, abbiamo le grandi istituzioni bancarie, abbiamo la Confindustria, abbiamo JP Morgan, o sbaglio, più ne ha più, quindi non è questa la discussione, questa è propaganda, non si va, si cerca di, come dire, di prendere un verso che non sta nella discussione. E parlava di ping pong, no? Mi sa dire in quanto tempo è stato votato il Jobs Act? Mi sa dire in quanto tempo è stata votata la riforma delle pensioni? Mi sa dire perché giace in Parlamento una legge anticorruzione che nessuno vuole prendere in mano? Cioè, discorsi, fatti. Io, se il moderatore mi dà un minuto in più,
Voglio leggere, è un atto parlamentare, non è, è un atto parlamentare stenografato e poi di una commissione che si interessa di riforme costituzionali. Se mi date un attimo, il discorso già è in atto e si continua così. E allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, il contrasto che ha preso corpo in Parlamento da 2 anni a questa parte e che si proporrà agli elettori chiamati a pronunciarsi prossimamente nel referendum confermativo non è tra passato e futuro, tra conservazione e innovazione, sentite queste parole, come si vorrebbe far credere, ma tra 2 antitetiche versioni della riforma dell'ordinamento della Repubblica. La prima, dominata da una logica estrema di estrema personalizzazione della politica e del potere e da un deteriore compromesso tra calcoli di parte a prezzo di una disarticolazione del tessuto istituzionale. La seconda rispondente a un'idea di coerente ed efficace riassetto dei poteri e degli equilibri istituzionali nel rispetto di fondamentali principi e valori democratici. Mi fermo qui perché, Andrea, io vorrei che il sindaco mi contestualizzasse questo intervento. Sapete chi l'ha fatto questo intervento? Il presidente emerito, oggi emerito, per me non emerito, della Repubblica, Giorgio Napolitano, in un intervento stenografato in Parlamento del 2005 che si interessava delle riforme istituzionali. E allora, Pino Sigla, prego, 3 minuti e poi alla fine. Tenete presente che siamo tutti addetti ai lavori, la maggior parte è un prego Pino. E allora, ti difendo io, mi danno tutti quelli, 3 minuti, però vediamo perché e mi danno tutti quelli che possono venire a partecipare all'iniziativa che come Partito Comunista dei Lavoratori faremo a Reggio Calabria alla sala del dopolavoro ferroviario giorno 18 alle ore 17. Le considerazioni che voglio fare proprio sono telegrafiche. E allora mi sembra che ci sia un limite, io parlo sempre con molta franchezza. Al microfono. Che questa sera è stato fatto un dibattito utile sugli aspetti tecnici, ma siccome la realtà è solo il totale, diceva Hegel, è degno di menzione. Mi pongo una domanda. Questa controriforma, cominciamo a usare le parole giuste per definire le cose correttamente, istituzionali, non avviene all'interno di un contesto sociale, cui protesta tutto questo pacchetto di misure che cancellano solo il Senato o tappano la bocca alle forze sociali? Questa è la domanda che io vi pongo. Quando il sindaco dice poi che il governo, devo limitarmi proprio ad essere stenografico, sta cercando di trovare un rapporto con la società del Sud, ma non so se ridere o piangere, noi abbiamo degli indici di povertà paurosi di fronte ai quali la ricetta che Renzi propone per il Sud è la riesumazione del progetto del ponte. Cioè, ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. Altre cose, ma è la prima volta che noi ci troviamo di fronte al tentativo di realizzare un regime plebiscitario. La cosa sui referendum agli 800.000 firme, quello è un plebiscito, cioè si eleva il numero delle sottoscrizioni per il referendum, e ma io mi pongo la domanda. Quali forze? Noi abbiamo stentato a raccogliere 500.000 firme sull'Italia. Chi avrebbe la forza di promuovere referendum raccogliendo 800.000 firme in Italia? Ma non ci vogliamo prendere in giro. Io ho 64 anni, francamente, le prese in giro. No, non le sopporto più. Non è stato il primo modello di regime plebiscitario autoritario. Se la questione è la riduzione del numero dei deputati, c'è stato un in Italia che ha battuto tutti i record, Benito Mussolini,
Vogliamo fare considerare questo come primo passo? Altri esempi di modelli plebiscitari. Io insegno nella mia modesta qualità di professore di storia, sto finendo. Quello che sta passando il signor Renzi mi ricorda tanto, come infatti noi parliamo di bonapartismo, un regime che governò la Francia per 20 anni. Proprio le linee, la cornice che vuole proporre Renzi ricorda quello che in Francia ci fu 150 anni addietro. Una democrazia per finta, un Parlamento che non aveva più la proposta di potere di promuovere leggi, questo toccava a una consulta di Stato. Ovviamente tecnicamente le cose non stanno così, ma il senso complessivo del quadro è proprio questo e non bisogna chiudere gli occhi di fronte a questi problemi. Molte altre cose avrei da dire, molte altre cose avrei da dire. Venite a sentirci giorno 17, giorno 18 alle ore 17 al dopo lavoro per noi alle giocare. Bene, Paul e poi De Angelis. Meno 3 minuti, 1 e mezzo, perché lascio 1 e mezzo a quello che viene dopo. Faccio qualche domanda. Se quella legge del 53 che voleva il 40%, il 50% per avere poi la maggioranza, l'abbiamo denominata legge truffa, voi questa legge che ha proposto Renzi e il governo, come pensereste di chiamarla? Secondo, ma due problemi che stanno, perché voi avete fatto una discussione, avete volato alto, io riporto nel territorio la questione. Saline, centrale a carbone. Difendiamo meglio con il sì il non al carbone o lo difendiamo meglio con il no? Idem per la questione delle trivelle. Adesso le trivelle ci sono perché stanno perforando i nostri mari. Abbiamo più possibilità di fermarli con il sì o con il no. Credo che queste sono le questioni. Che Renzi sia un pallonaro, lo chiamavano già bomba, non so, una cosa del genere da giovane, ma lo si evince dal fatto che adesso che fa il grintoso nei confronti dell'Europa, il grintoso non l'ha fatto quando ha presieduto il semestre, e poi se voleva davvero fare il grintoso, perché non ha messo la modifica di quello che hanno messo in Costituzione, cioè il pareggio di bilancio in Costituzione? Ma voi pensate che noi il problema lo possiamo risolvere se non togliamo? Allora si evince che, come dire, questo suo modo di fare non spaventa nessuno, perché aveva le possibilità. Come non c'è il pareggio di bilancio in Costituzione? No, c'è un discorso di meccanismo. No, c'era già. C'era il bilancio. Se avesse voluto, come dire, essere grintoso nei confronti della regione, avrebbe dovuto eliminare. Mi basterebbe se voi mi rispondeste, come dire, su queste tre domande. Vi ringrazio. Bene, De Angelis, prego. E poi facciamo rispondere alla fine di tutti gli interventi. Ti ricordo i 3 minuti. Stato perfetto. Un intervento che per il sì diamo 5. Sì, democrazia, patria. No, io vorrei ricordare a tutti che in questi 20, 25 anni, 30 anni, la nostra società, che prima forse era in maniera verticale, noi stiamo vivendo ancora una società molto liquida, dove ognuno ha lottato per il potere, e lo si è visto quando con una rapidità eccezionale trovarono Monti e La Fornero per sistemare i conti, sia da una parte e sia dall'altra. Tutti i vari movimenti democratici che sono a favore della disoccupazione, eccetera, i nostri figli disoccupati un tempo
li parcheggiavamo a scuola e nell'università. Oggi non abbiamo più nemmeno la possibilità di mandarli all'università, perché le università solo per fare un test di presentazione ci vogliono 100 euro, solo per cercare di entrare. Ma tutti questi signori in questi anni che cosa hanno discusso? Se votare sì o votare no, se si può cambiare una riforma o no, la Costituzione. Allora io... Togliamo gli impedimenti che faccio, che stai parlando tu. No, non togliamo gli impedimenti. Tutti quei signori che siedono in Parlamento e che oggi sono tutti per il no, che a me interessa poco, perché da D'Alema 3 giorni fa, prima è partito alla carica, ora 3 giorni fa ha detto se vince il sì o vince il no, non cambia nulla. Come? In televisione, c'è registrazione, YouTube, ci sono d'accordo con il presidente Mattarella, disse. Se vince il sì o se vince il no, stiamo calmi tutti, perché cambia poco, non cambia nulla. Rispetto alla questione del Senato, democrazia, onde voto, suffragio, ma quando e mai noi abbiamo scelto il senatore? Noi non abbiamo mai scelto il senatore. Noi abbiamo sempre votato il partito. Io negli anni passati ho votato sempre socialista, non volevo votare Zitto, lo dovevo votare per forza, perché dovevo votare socialista, io andavo con i miei ideali, quindi noi il Senato, il senatore non l'abbiamo mai scelto. Oggi alla regione io ho la possibilità di scegliere Tizio e poterlo votare perché lo ritengo utile anche per il Senato, anche se il Senato, non bisogna dire che il Senato non se ne va, il Senato se ne va, perché il Senato è paritario, qua si parla di paritario, la Camera paritaria non ci sarà più, ci saranno altre con altre, ed è pauperato, ci saranno altri compiti. E concludo con una domanda. Che si dice, il Signore dice che non si può cambiare la Costituzione. Ha detto con molta. Le circostanze che ci sono. Articolo 10. Io vorrei porre oggi in Italia tutte le persone se volessero cambiare l'articolo 10 della Costituzione. L'articolo 10 è quello di dare obbligatoriamente alloggio a tutti gli extracomunitari. Cioè l'Italia non si può rifiutare, dove in uno Stato non c'è democrazia, non solo la guerra, nemmeno la democrazia, non si può rifiutare ad accogliere gli extracomunitari. Io vorrei oggi proporre alla gente questo quesito. È un principio fondamentale, se qualcuno volesse cambiarla, io credo che il 70% la cambierebbero. Grazie. Il numero duro è la Costituzione, quindi è difficile, non si può cambiare. Il numero duro no. Questo per dire la volontà della gente. Salvatore, se no cambia. Solo una precisazione. Articolo 139 della Costituzione. Solo l'articolo che prevede che l'Italia sia una repubblica non è modificabile. Il resto è tutto modificabile. Allora si può discutere, ma però l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, articolo 10 della Costituzione, quindi bisogna anche rispettare il diritto internazionale. Non può andare contro il diritto internazionale. Solo una precisazione, De Angelis ha citato un articolo 10, ma non in maniera corretta, scusami. Te lo leggo. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, cioè questo diritto, come nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, lo riconosce. Solo questo dice la Costituzione. Non vorrei che parlassimo di ciò che sta accadendo in maniera ignobile e lo leggessimo nella. Non c'è scritto. È un'altra cosa. C'era il dottore Orlando, prego. Poi 5 minuti qua, Sì, scusa. Sarò breve comunque. Io vorrei ricordare presente l'articolo 138 della Costituzione, che dice come si modifica un articolo costituzionale. La legge dice che perché avviene un articolo della Costituzione, il Parlamento deve fare 4 sedute, 2 alla Camera e 2 al Senato. D'accordo?
a distanza l'uno dall'altro di 3 mesi. Almeno. Perché almeno 3 mesi di distanza l'uno dall'altro? Per permettere ai signori parlamentari di riflettere su quello che hanno votato 3 mesi prima. Allora è successo che la commissione che ha fatto queste riforme è stata costituita e ha lavorato per questo tempo da docente universitario di Costituzione. Come no? Senz'altro. Il decreto Boschi è stato portato alla Camera e in prima e in seconda seduta è stato approvato. Siccome non è stato approvato con la maggioranza dei 2/3, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno del referendum, buono che così, non ha avuto i 2/3, ha avuto 387 voti la Camera e 187 il Senato, al che siamo chiamati noi, elettori cittadini, a dare la conferma a queste modifiche. Se il 4 dicembre vincerà il sì, vuol dire che le modifiche passeranno, se vincerà il no, le modifiche non passeranno. E in questo referendum, letto il referendum confermativo, non è previsto un quorum. Chi prende di più, se prende più il sì, vince il sì, se prende più del no, vince il no. Quindi, questo, siccome poi il Parlamento è l'espressione del popolo, rappresenta tutti noi, perché i parlamentari li leggiamo noi, come no? Li leggiamo noi e fino alla nostra volontà, sono delegati. È stata dichiarata incostituzionale quella legge. No, quella legge, appunto, la legge che è stata dichiarata incostituzionale, il porcello, no? Avrebbe dovuto apportare le dimissioni delle Camere. Ma questi signori, questi parlamentari che fanno parte del campionato del no, perché non ci sono dimessi? Perché hanno continuato a prendere lo stipendio? E perché non sono legittimati a modificare con la nuova maggioranza richiesta una legge? Ma questo diciamo che è un assunto. E i signori del no che sostengono che questo Italicum, abbinato a queste riforme costituzionali, ci va verso una deriva autoritaria, io dico che l'Italia non è la Turchia, che Renzi non è Erdogan e che la democrazia è garantita. Un solo Parlamento che deve dare la fiducia a un governo, la Repubblica è stata fondata nel 1 gennaio del 1948. Sono passati 68 anni. In questi 68 anni abbiamo avuto ben 63 governi. E questa è una cosa negativa. Quindi c'è un'instabilità politica eccellente. Con questa riforma, benissimo, siamo garantiti che abbiamo un governo forte che permette agli investitori di investire, di aumentare la produzione e di diminuire l'occupazione. Poi vorrei ancora rispondere sulla riduzione dei costi. Per dare una battuta al professore Vitale, quando diceva che il Senato della Repubblica diventa il Senato delle Regioni, perché è formato 74 consiglieri regionali da 21 sindaci, questi 5 del Presidente della Repubblica, questi 21 sindaci sono scelti tra le città capoluogo di regione. Quindi, per dare una battuta al suo amico Antonio, che diceva che possiamo vedere qua come tale, ipoteticamente, io credo che il capoluogo della Calabria sia Catanzaro. Se non sbaglio, se non erro. Ci sono di città metropolitane. Va bene, i 3 minuti sono scaduti. Bene. Nessuno credo. E poi il fatto che Renzi abbia personalizzato il referendum, dicendo che se prende il referendum cambio professione, me ne vado a casa, e la Boschi l'ha seguito a ruota, questo ha creato un personalismo sul referendum e ha coalizzato tutte le forze di opposizione, partendo da Salvini, Meloni, Berlusconi per ultimo, e Green si sono coalizzati insieme alla minoranza del PD per andare contro alle direttive insomma del partito. Bene, cosa secondo me assurda e impensabile, perché un rottamato da Lema e un tradito da parte tradito da questo, e tu mi sento risentito e per perciò diciamo di risentimento stanno prendendo delle posizioni sbagliate. Non tanto Berlusconi che è stato coinvolto per motivi di futura politica a conquistare e a formare una coalizione politica per affrontare le elezioni del 2018. E quindi c'è questo pericolo, ma Renzi diciamo, si è rivenuto sulle sue posizioni e ha detto che comunque vado alle elezioni, vinca sì, vinca no, il governo durerà fino al 2018. Grazie. Andrà a votare nel 2018. Questo sia ben chiaro. Grazie. Perché mandare Renzi a casa e creare una crisi di governo nel momento in cui l'Italia
col problema del terremotate e col problema di questo, degli emigrati che hanno messo a deportare, abbiamo molti problemi da risolvere per uscire da una crisi da tanti anni e ricadremo ancora in una crisi maggiore e ritorneremo negli anni peggiori della crisi. Quindi io è un sì convinto e sicuro per lasciare il reggio al governo e per apportare queste modifiche. Perché è vero, ogni modifica che si fa, ci sono sempre quelli che dicono si poteva fare meglio, ma certo si poteva fare meglio. Pensate, se avremmo proposto l'eliminazione del Senato e la riduzione dei deputati, se il Senato e i deputati andrebbero a votare contro i loro interessi. Questo l'ha fatto il Senato e dobbiamo prendere coscienza che i senatori hanno votato sì per andarsene a casa e noi vogliamo dire no per riportarli nuovamente al Senato e lasciarli così come stanno. E poi stamattina Berlusconi che ci dice, se perde Renzi, me lo vado subito, se perde Renzi, ci sediamo noi, da Lega, Renzi e compagni, e faranno delle riforme. Ma queste sono chiare, durante il governo Prodi, mi sento un pochino, durante il governo Prodi, la commissione bicamerale, va bene, allora lasciamo finire. Renzi, Berlusconi, ha fallito tutto. Grazie dottor Orlando. E adesso poi ci saranno gli ultimi due appelli finale. L'altra parte. Questo intanto premesso che il mio fan è un cittadino come Furese che ha fan. Che lui ha fatto un grosso errore. Dall'altra parte. Però tre minuti perché facciamo notte. Facciamo notte, dai, tre minuti. Allora, salve, sono Giuseppe, un emigrato per motivi politico-sociali regolarmente al nord, purtroppo, quindi non cittadino, ma rifugiato politico. Li accogli tu, con orgoglio e anche con soddisfazione di alcuni notturni. Buonasera, siamo per il sì perché Giorgio Napolitano è un ottimo re. È un ottimo pastore per le pecore italiane, per chi vuole essere. Per chi si sente pecora! Lo so, non voglio sentire ascoltare, non, per favore, se non mi piace. Siamo per il sì perché il re Giorgio è un grande pastore, siamo per il sì perché Monti è stato veramente un grande Equitalia Man. Siamo per il sì perché poi. Sì, è un mascalzone Equitalia Man, cioè più di così. Vuol dire un esattore. Salvatore, Caccio. Siamo per il sì, perché dopo Monti chi c'è stato? Quello che è stato, stai tranquillo, non ti preoccupare, non ti cacciamo, stai sereno, ciao, né, è Luca ciao. Poi è arrivato lui, Mr. Bean, che ci ha raccontato tante cose, lavastoviglie, piatti, aspirapolveri, ponti di qua. Sì, ma lei deve essere democratico, possiamo anche ironizzare un po' su quello che succede. Cosa vuole stringere? Siamo in una situazione, può andare, la ringrazio, grazie. Non ti curare di loro e passa, disse. Andiamo sul netto, dai. Sì, andiamo sul netto. Niente, la questione è questa. Di chi vi fidate? Di voi stessi, del vostro equilibrio mentale, di una storia dell'Italia che era l'Italia, che è ancora all'estero il top, il massimo, o di uno che vi racconta delle favole, di ponti che non ci potranno mai essere, purtroppo, di terremotati che purtroppo, guardiamoci in faccia, faranno una brutta fine come quelli dell'Emilia Romagna dove abito io, che sono ancora nei container, dove c'è il tabacchino disastrato ancora, il container col tabacchino dentro davanti, ma non c'è più gente che compra le sigarette, come l'Aquila, come questi 20 anni, 25 di Berlusconi, che adesso è Renzi, perché Berlusconi non compare in televisione, non dice mai niente contro Renzi, perché c'è il suo compare Verdini. Noi votiamo sì. E io voterò sicuramente sì, perché Renzi e Verdini hanno vinto a colpi di maggioranza con quei 10 venduti di Verdini che era prima con Renzi e con la lobby di tutte quelle cose che sappiamo, banche, multinazionali. Noi votiamo sì perché Mr. Obama dice, fatti chiare, amicizia lunga, mi sembra abbastanza mafioso, detto anche in italiano, dal Presidente degli Stati Uniti davanti al mondo. Parliamo della Turchia, siamo messi peggio, io vado spesso in Turchia, siamo messi quasi peggio. Buonasera. Bene, adesso l'ultimo. Ci sono altri tre. Dai, presto così facciamo l'ultimo, i due appelli finali dopo. Guardate, gli ultimi due interventi sicuramente, voglio dire, ci hanno fatto guadagnare qualche voto in più. Per come si sono espressi e per le cose che hanno. Scusa, per le cose
sono state dette. Un operaio solo. Guardate, una, dobbiamo sgombrare il campo anche da un'altra, diciamo, favola che viene raccontata dai sostenitori del sì, che è quella che da 70 anni a questa parte la Costituzione non è mai stata modificata, non è stata mai cambiata profondamente. Non è vero. Non è vero perché fino agli anni 80 modifiche alla Costituzione ne sono state fatte. Addirittura sono state fatte 40 leggi costituzionali in cui si sono espresse le maggioranze dei due terzi. Quindi è stato coinvolto il Parlamento in modo così profondo, cosa che non è avvenuta oggi. Non è avvenuta oggi, così come non era avvenuto già nel 2001 con il centro-sinistra, e così come, voglio dire, aveva tentato di fare Berlusconi nel 2005-2006, bocciato. Un'altra cosa che dobbiamo sgombrare è quella del Senato che sparisce. Il Senato non sparisce, sparisce soltanto la possibilità di noi di poter votare, di poter scegliere i nostri rappresentanti. Quindi non è vero che in passato non votavamo o non si votava per i nostri candidati, non li sceglievamo, non avevamo tutta la possibilità di scegliere i nostri candidati, i nostri rappresentanti, cosa che oggi ci viene impedita. D'altronde, vado per flash, questo governo, non dico che il governo che c'è alla guida del paese è un governo illegittimo, ma la Corte Costituzionale aveva dichiarato il porcellum incostituzionale. Cosa si avrebbe dovuto fare questo governo? Questo governo doveva soltanto promuovere la modifica della legge elettorale. Si andava a votare, dopodiché con un nuovo Parlamento legittimato dal voto dei cittadini si sarebbe potuto anche apportare delle modifiche alla Costituzione. Un governo e un Parlamento delegittimato, se volete, tra virgolette, che modifica profondamente la Costituzione non è una cosa normale. Un'altra questione che dobbiamo porre: non è vero che questa deforma costituzionale, chiamiamola col suo nome, è molto diversa da quella che aveva proposto Berlusconi. Guardate, se andate a leggere, perché non dobbiamo farci prendere per i fondelli, scusate l'espressione, dobbiamo andare a leggere, capire. Se noi andiamo a leggere le modifiche che aveva proposto Berlusconi e li paravoniamo a queste, vediamo che la differenza non c'è grande differenza. Il 68% di queste modifiche sono uguali a quelle che aveva proposto Berlusconi. Quindi il Partito Democratico, che nel 2006 si era opposto ferocemente a quella modifica, ci eravamo opposti ferocemente a quella modifica, oggi invece propone quelle modifiche. Voglio dire come si fa, che alcuni sono stati derottamati. Io non sono un sostenitore di D'Alema, non lo sono stato neanche in passato quando militavo nel PC, quando militavo nel Partito Democratico, adesso non ci dico più. Però dire che D'Alema è stato rottamato è un errore. D'Alema non si è presentato più in Parlamento, non è stato più eletto, quindi non si è presentato, non è stato eletto. Un'altra questione, una domanda che vorrei fare a Salvatore, velocemente. Salvatore, guarda, il Partito Democratico in pochissimo tempo è passato da 600.000 iscritti a 200.000 iscritti, ma voi ponete il problema perché questo è avvenuto e avviene? Vi ponete il problema perché la gente non va più a votare? Perché in questo paese fino agli anni 80, all'inizio degli anni 90, la percentuale dei votanti era molto alta, era la più alta d'Europa, se non addirittura del mondo. Gli Stati Uniti, per carità, non li guardavamo neanche, perché un presidente degli Stati Uniti venne eletto col 30 o col 40% dei voti. No, in Italia votava l'80%, l'82%, l'85%, il 79% degli aventi diritto al voto. Come vi spiegate che oggi neanche raggiungiamo più il 50%? Ma voi ponete il problema in modo serio. Il signor Renzi se lo pone il problema in modo serio, o pensa di fare l'incantatore dei serpenti come faceva a Firenze quando era sindaco? Sì. Signore, per correttezza. Manti e Manti, sono due Manti in coda. E Manti, e poi gli appelli finali. Sì. Dissento con il mio amico. E allora entriamo un po' nel merito. Prima considerazione: noi ci troviamo di fronte ad un Parlamento eletto, punto. Eletto con una legge elettorale che successivamente è stata definita incostituzionale in alcune delle sue parti, non impedisce
a questo governo di governare, bene o male che sia, punto. Alla stessa Corte Costituzionale ti dice dovete cambiare quello quando andrete nuovamente alle elezioni. Ma io vi pongo un problema adesso, perché sento parlare di questo combinato disposto, che basta che uno legge con una bella frase, la ripetiamo tutti, ma che significa il combinato disposto? Significa che la legge elettorale che c'è è già stata votata, se domani mattina, il giorno 4, il giorno 5, il referendum non passa. Benissimo, torniamo al punto di partenza, cioè stiamo fermi. Dopodiché gli scenari possono essere, vuol dire possiamo fare 50 ipotesi, poniamoci una, raggiungono l'obiettivo, non quello della riforma costituzionale, quello di mandare a casa Renzi, che a me non piace, tanto per essere precisi. Ma perché lo dobbiamo dire? Cioè, questo è il punto. Scusa? Perché noi discutiamo. Prego, facciamo parlare, dai. Facciamo parlare, le hanno un'opportunità. Prego, prego, no, prego. No, scusate, ma non è che lo dico io. No, lo allora, sto dicendo lei. No, io sto leggendo, io sto leggendo la realtà e dico, Salvini non entra nel merito della riforma, dice che è contro perché bisogna mandare a casa Renzi. Berlusconi dice, che ha votato tra l'altro le prime volte, ma Renzi, che devo mandare, prego. Ma se l'ha detto Renzi, poi rimangiandosi le parole. Ho capito, ma io non sto negando questo, sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa, non è così. Sto dicendo che se ne va lui, o se ne va, o se non se ne va, è quello che cavolo è, si è arrivato a un punto che prima o poi bisogna andare alle elezioni. Con quella legge elettorale andiamo. Con quella che fa il Parlamento. Con quella che fa il Parlamento. Ma se non ci sono due che sono d'accordo sulla legge elettorale, dimmelo. Allora, parliamo con date reali. Ma parliamo con date reali. Ma se c'è la legge elettorale che l'hanno approvata. Appena andiamo con questa. E allora il combinato disposto che c'entra? Se non andiamo con questa legge elettorale. Facciamo concludere. Ho capito. Dai, 3 minuti stanno per finire, forza. Allora. No, sarebbe importante scendere nel dettaglio perché sennò si fanno discorsi così molto fumosi. Allora, si andrebbe a votare con questa legge elettorale perché vedete tutti quelli che si oppongono, io dico giustamente dal loro punto di vista, a questa riforma costituzionale, per far dare maggiore forza, che cosa dicono? E attenzione che c'è la legge elettorale. Allora, siccome se la legge elettorale rimane comunque com'è, indipendentemente dalle nostre volontà, perché in Parlamento una maggioranza diversa che possa approvare, seppure con un corpo di maggioranza, un'altra legge elettorale, non c'è. C'è. Se me la dice così la prendo pure io. Qual è? La sa benissimo. E qual è? Io non lo so. Il popolo. Scusate. Chi? Il popolo. Cercate di... Beh, no, facciamo concludere. Parlavo della legge elettorale, vuol dire, stiamo parlando di un'altra cosa. Allora, la legge elettorale non c'è, quindi il combinato disposto non c'è. Benissimo. Allora, facciamo concludere, per favore. La legge elettorale. Che subboglioni, cioè. Se posso esprimere il mio pensiero, capisco che magari vorresti... No, la legge elettorale, come dato oggettivo, è subboglionice. La Corte Costituzionale ha rinviato l'esame della legittimità No, ti sbagli. Io sto parlando di oggi, in questo momento. La legge elettorale qual è? L'Italia. E basta, quando lo modificheranno diremo che è un altro. Renzi non lo modifica. Infatti non lo modifica. E questo c'è il combinato di sforzi. Ma scusami, voglio capire però tutti quelli che si oppongono. Sanno che andremo comunque con questa legge elettorale alle elezioni o no? Sì. Questa è la domanda. Ma fu stabilito chi si vota, Lino? Il presidente. Non faccio fanno a morire. Prego, sono finiti 3 minuti, grazie. Io non faccio fanno. Grazie. Il ragazzo 2 minuti e poi la puoi finale, prego. Prego, l'ultimo intervento del pubblico e poi concludono i tuoi relatori. Per favore, silenzio, per favore. Facciamo concludere. Si vuole, se vinci su, si vuole. Per favore, solo.
Prego. Prego. Io stasera intervengo a nome del coordinamento dell'associazione Gara Greganica contro la centrale del carbone. Ripeto quello che ho detto ieri. Questo per me non deve essere un referendum sul governo, ma sul merito delle questioni. Io critico l'allontanamento della democrazia dal popolo con l'abolizione delle province, con l'abolizione dell'istituto del referendum per com'era, perché se la democrazia è una democrazia che dovrebbe rappresentare quantomeno la maggioranza, se con 800.000 firme il quorum viene valutato in base alle ultime elezioni, e da noi negli ultimi anni l'elezione, il partito vincente è stato sempre l'astensionismo, ma dov'è l'aumento della democrazia? Allo stesso modo tutta una serie di competenze che prima erano demandate agli enti locali, le infrastrutture, l'ambiente, l'energia, quando torneranno in capo al governo, quel governo che ha messo l'avvocatura di Stato a ricorrere contro il ricorso che anche il comune di Mondofuri, l'unico comune insieme a quello di Montebello che ha fatto contro la centrale al carbone, perché Salvatore è bravo, era bravo, era. Però era. Questo stesso governo, che è dello stesso colore del nostro sindaco, che per questo stimo, questo governo regionale, e in questo purtroppo devo fare una grossa critica, nonostante il Consiglio regionale abbia fatto una mozione che probabilmente ora la Giunta darà seguito a quel mandato, quindi farà una delibera di contrarietà, ma grazie a questa riforma il parere della Regione non potrà mai essere messo in chiaro. Uno, perché appunto con la riforma la competenza non sarà più della Regione. Due, perché la Regione, il PD e tutto il resto della politica, per carità, purtroppo, non ha fatto l'unica cosa che doveva fare, che era la conferenza dei servizi che avrebbe chiuso questa questione. Tutti i sindaci dicono di essere contrari, l'ex provincia deve essere contraria, la città metropolitana era contraria, la Regione, sia il precedente governo sia quello attuale, erano contrari, ma questa conferenza dei servizi non è stata fatta. L'unico atto che poteva bloccare questa questione è stata fatta, e se passa questa riforma non ci sarà più modo. Concludo, spero che questa riforma non passi. Se non passerà, invito la politica che ha fatto delle promesse a portarle a termine, altrimenti che prenda le sue responsabilità, sarà il popolo a cercare di spingere con tutti i mezzi. Grazie. Grazie. Bravo. Allora, l'ultimo appello del sindaco di Mondofuri e consigliere metropolitano per il sì. Guardate gli interventi poi ci hanno restituito purtroppo gli interventi, la rappresentazione, ecco, delle ragioni del sì e delle ragioni del no, quasi come fosse, ecco, il 4 dicembre uno spartiacque che laddove vinca l'uno vincerà l'altro, la catastrofe, ecco, del paese. Ora riportiamo ecco la cosa. Io credo che, ripeto, con molta umiltà, insomma, ciascuna qui, ecco, io in primis ho dato quel contributo portando avanti un punto di vista che ribadisco. Il 4 si vota su alcune riforme di questa Costituzione vigente dal 1948, poi sì, con qualche passaggio che nel frattempo abbiamo ricordato durante il dibattito del 2001, di modifica, ecco, di qualcosa, eccetera, e le modifiche le abbiamo in qualche modo rappresentate. Quel quesito, riportando a quello il fatto che noi il 4 andremo dentro una cabina e avremo il sì o il no rispetto a superamento del bicameralismo paritario, riduzione dei costi e dei costi della politica, che non mi va neanche, non è così proprio testualmente, comunque il fatto della soppressione del CNEL, la soppressione delle province, una riduzione c'è, mi pare che è emerso pure stasera anche da chi ha rappresentato le ragioni del no, e revisione di quel titolo quinto. Guardate, quel punto, ripeto, e io colgo subito gli spunti, l'ultimo che è arrivato, prima anche Carmelo non c'era, rispetto a questo, alla centrale a carbone, e quindi quella revisione del titolo quinto, fondamentale, perché deve partire da qui, perché ripeto, lì noi ritorneremo in materie come sanità, come anche energia, e ora vengo allo spunto al discorso centrale a carbone,
ritorneremo ad avere una competenza statale che deve disegnare il quadro e lo deve fare guardando a noi sud, che appunto più deboli lo abbiamo visto quanto lo siamo rispetto a certe materie, quindi speriamo che sia uno stato attento poi con una classe dirigente locale che chiaramente dovrà comunque poi essere capace di rapportarsi degnamente con dignità e onore ai livelli superiori e dovrà essere capace di intercettare le opportunità che uno stato attento ai più deboli che siamo noi speriamo dia, laddove questa competenza in materie come questa ritornerà allo Stato. Quello è un punto di forza e noi con orgoglio il fatto e con massima attenzione e impegno dovremo ecco partire soprattutto magari da questo, a dire che occorre l'impegno perché il 4 andiamo noi a votare sì e portiamo ecco le persone a convincere a votare sì, proprio perché, ripeto, quel divario nord e sud e torno al patto Maroni-Zaia sulla sanità fatto e col nord che voterà no e Salvini che vota no per questo, perché all'epoca del 2001 ci concedemmo sbagliando, ad oggi invece ritorneremmo a quello, sull'energia, ma scusate, la centrale a carbone, lo spauracchio è arrivato forse con quale Costituzione? Ancora oggi non stiamo a discutere di questo scempio che ci vogliono portare e noi sul territorio ci siamo battuti, ma quale Costituzione c'era? E forse sto parere vincolante o meno, ad oggi l'ha allontanata questo spauracchio, abbiamo chiuso, lo state dicendo voi che non è chiusa la partita, che c'è la Costituzione vincente, ma forse mi volete dire che io il 4 andando a votare sì a questo punto cambierei, ma che cosa state dicendo? Questo territorio sarà rappresentato, l'avete detto voi, il Senato diventerà, allora io vorrei però chiudere con l'appello che mi è consentito, questo territorio sarà rappresentato al Senato, l'avete detto voi, ma ci sarà anche il sindaco della nostra città metropolitana, no? Il quale in un consiglio metropolitano già si è dibattuto e all'unanimità è passata una mozione chiara sul fatto che andrà al Senato, a quel punto il 4 se passerà, per rappresentare il fatto che sul nostro territorio qui non ci sarà bisogno di parere vincolante alle regioni, perché è il Senato che sarà già rappresentativo delle istanze del territorio attraverso i nostri rappresentanti, appunto consiglieri regionali che eleggeremo. Anche su questo, per cortesia, se la guerra di religione deve portare a dire che a quel punto i senatori non saranno più da noi eletti, questa è una falsità, è una falsità. Perché il Senato della Repubblica, lo dice l'articolo 55, lo dice che a un certo punto si voterà in conformità alle scelte, lo dice già la riforma della Costituzione, c'è scritto in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi. Poi ci sarà una legge elettorale che il Parlamento dovrà approvare, che farà il sistema, ma comunque il principio già c'è, che noi, ma perché ad oggi chi è che elegge i consiglieri regionali? Mi pare che lì non si discute su un fatto di essere nominati o meno, mi pare che lì ci sono le preferenze, quindi mi pare che la massima, come voi state dicendo, espressione del voto al consiglio regionale, e forse o sbaglio andando a quell'approccio politico che ho detto che serve per affrontare i problemi, anche se è bene entrare nel merito tecnico, l'approccio politico noi lo sappiamo che anche lì all'interno del nostro partito già è chiaro l'accordo sulla proposta che ha fatto Vannino Chiti, non il renziano chissà quale renziano di ferro, mi pare che su Vannino Chiti, ecco, lo possiamo, dove si va sull'idea di andare a una doppia scheda quando sarà per eleggere i consiglieri regionali da un lato e poi, ma perché non c'è, perché non si fa, è chiaro che passa la riforma e poi si farà una legge elettorale per regolamentare questo, ma il principio in conformità, questo è già fissato nella proposta, quindi per carità niente guerre di religione. Chi porta avanti ragione del sì non è né un despota, non è chi vuole la centrale a carbone, perché a questo mi dispiace il sottoscritto che si è impegnato ed è stato detto con il comune che ha fatto anche il ricorso, continua ad essere contrario e non perché andrà a votare sì, poi questo diventerà. Così demonizziamo, così diamo cattiva informazione, il 4 saremo liberi, c'è un'espressione del voto popolare che sarà rappresentata e sceglierà sì o no. Io continuo a scegliere sì per le ragioni che stasera ho cercato di illustrarvi. Grazie. Grazie sindaco, grazie. Grazie. E adesso l'ultimo appello del professore Sandro Vitale, presidente dell'ANPI, referente del Comitato Provinciale Democrazia e Costituzione, per concludere questa serata. Questo, noi non siamo falsi però, non te lo permetto questo di dire. Che dicono falsità. Prego, c'è il relatore Perino che bene la rappresenta. Io alla fine, se riesco a parlare, per favore, vi ringrazio.
Posso? Io speravo che almeno alla fine sul punto consentissimo conservatore, ma la speranza potrebbe rimanere almeno un'intesa. Chiamiamole modifiche alla Costituzione. Vi ho citato un articolo molto bello di Torino Opera l'altro giorno su questa ideologia del cambiamento. Chi lo vuole glielo mandiamo, per questa cosa delle riforme. Perché nel passato molti hanno fatto riforme e molti sono stati pessimi soggetti. Allora non si dice riforme, anche quella di Berlusconi si chiamava riforme, eppure il Presidente della Repubblica, Onorevole D'Angle, dipingeva come il diavolo. Allora non chiamiamo intanto un accordo, chiamiamola modifica alla Costituzione, perché la parola riforma è carica di questa ambiguità. Sembrerebbe sempre che la riforma della scuola sia di per sé una cosa buona. Ha citato giustamente Pino Siclari che nella storia ci sono state anche contro riforme. Allora invece di dividerci tra riforme, passiamo di modifiche. Sono modifiche, forse anche il nostro intervento di prima, Orlando mi pare, consentirà su questo. Intanto parliamo di modifiche. Queste sono modifiche consistenti. Ha ragione Salvatore, vedi come siamo d'accordo. Ha ragione che poi, quando parliamo di 47, è un fatto tecnico. Certo che molte di queste 47 articoli sono modificati in piccoli punti conseguenti, però delle due l'una. O coloro che vogliono farle debbono dire, ma debbono dire per forza, sono costretti, che sono profonde modifiche, e perché sennò sarebbero sciocchezzuole. Quindi dobbiamo dire che si tratta di profonde modifiche, che siano o non siano 47 o 53, perché se ci vogliono far capire che dopo il voto tutto cambierà in meglio, devono essere profonde modifiche. Allora, sono modifiche profonde alla nostra Costituzione. Ragioniamo ancora su un altro punto. Intanto non è vero quando qualcuno diceva cosa accadrà, mi pare Manti numero uno, non Manti due. Sono su posizioni completamente diverse. E ha risposto, mi pare, bene il sindaco di Borgo Marina. L'Italicum, basta essere informati, l'Italicum è una legge elettorale vigente fino a quando non sarà o modificata o cassata dalla Corte Costituzionale, e ci sono i ricorsi. Fino a quando non viene fatto, la legge in vigore è la legge Italicum. Possiamo dire tra di noi, sì, è stata votata con voto di fiducia, vero? È una legge vigente. Io ritengo che sarà giudicata incostituzionale, ma è un'opinione. La Corte Costituzionale, se rispettiamo le istituzioni, poi dirà se lo è o non lo è. Quindi lasciamo stare, come diceva il Manti, combinato disposto. Io non l'ho usato, ho soltanto detto che stiamo votando nel momento in cui c'è questa legge elettorale. E quindi non possiamo pensare che se vince il sì, ma è un'opinione la mia, non vi ho detto attenzione, questa è la Sacra Bibbia, è da ritenere politicamente corretto il ragionamento. Se dovesse vincere il Presidente del Consiglio, che è l'allenatore numero uno, il comandante numero uno, il manager della squadra che vuole il sì, e secondo che la mandei il governo non doveva partecipare, mi sembra logico pensare che non sarà modificata da lui la legge elettorale. Poi se la Corte Costituzionale la cassa è un altro discorso, ma non dovrebbe accadere. Un mio amico, tra virgolette, che scrive quotidianamente sul giornale online, qualche giorno fa ha sostenuto che quella del, recito le parole quasi alla lettera, quella del no non è una mucchiata, perché qualcuno ha detto una mucchiata, c'è di tutto, è un progetto politico. Io gli ho risposto con una nota, dico: caro direttore, ma almeno pubblica la mia correzione, noi siamo dell'ANPI, l'ANPI ha un solo progetto politico, la difesa e l'applicazione della Costituzione. Almeno come informazione c'è scritto nello statuto, leggiti lo statuto. Anche nello statuto del PD ci sono belle cose, ma nello statuto del PD ci sono belle cose. Allora, non c'è un progetto politico evidente, basta che citate coloro che sono
all'interno del no, ed è chiaro, caro Salvatore, che non c'è progetto politico. Chi lo potrebbe pensare che un progetto politico venga fuori da Pino Siclari a Salvini e Berlusconi? Non c'è progetto politico. Il progetto politico è tutto sul fronte del sì. Ma su questo almeno potremmo essere d'accordo, se vogliamo essere seri. Pure la Merkel. Il progetto politico nazionale e internazionale è esattamente sul sì. Multinazionale. Ci può piacere e votiamo sì se pensiamo che il mondo non possa che andare in quella direzione, come vogliono i banchieri, come vuole la finanza, signor sì, signor sì, signor sì. E diceva Don Milani in un famosissimo testo, bellissimo, che tutti dovrebbero leggere: l'obbedienza non è più una virtù. Bisogna sapere disobbedire. Disobbedirono quelli che non andarono al fare, a prestare il servizio militare agli ordini della Repubblica Sociale, eppure erano minacciati di fucilazione alla schiena, bando firmato da Giorgio Almirante. Coloro che non obbedirono fecero la resistenza, fecero la guerra partigiana. Secondo Don Milani, l'unica guerra che si potrebbe giustificare, dice Don Milani, sono contro la guerra, ma se dovessi rielencare le guerre che ci sono state, la storia dell'umanità è una storia di guerre. Finalmente la Costituzione dice il ripudio alla guerra, per questo dicevo ieri, era 4 novembre, parlando di una Costituzione non applicata. Se le guerre nel mondo si fanno con le armi prodotte dalle aziende italiane, ma dov'è l'Italia che ripudia la guerra? Abbiamo bisogno di una Costituzione da realizzare? Mi pare ovvio che ce n'è bisogno. L'articolo 3, l'articolo 11, i diritti fondamentali, certo. E allora, se vince sì, sappiamo tutti dove si va a finire. Siamo seri tra di noi. Lo sappiamo dove si va a finire, in una prevalenza dell'esecutivo, lo diceva Raniero Lavalle, 85enne, molto più giovane di quelli che dicono che sono giovani, che diceva che ormai questo si pensa a livello internazionale, bisogna avere velocità, bisogna governare in fretta, occorre velocità, non bisogna fermarsi a riflettere. La democrazia è un lusso che non ci possiamo più consentire, è un lusso di quelli dei poeti, dei sognatori, di quelli che scrivono le costituzioni, altrimenti dobbiamo fare presto. E la logica della modifica alla Costituzione va in quella direzione, caro Orlando, in quella direzione. Se lei pensa che per stare nelle regole internazionali della finanza, dell'economia, bisogna essere e lei lo pensa, lei voterà sì, ovvio. Ma la cosa grave è che votino sì insieme a lei coloro che pensano che questo è un mondo di ingiustizia, di ineguaglianza, di non rispetto dei diritti. Quelli votano no, ma il progetto politico dell'ANPI dice solo la Costituzione, punto. Quindi non c'è un progetto politico. Guardate i due simboli, che ho finito, scusami Giuseppe. Basta un sì, cosa fa pensare? Che come dice Orlando, scrivete sì e qui abbiamo finito i problemi. Invece il simbolo nostro, non so se l'avete visto, è una mano che blocca. Fermatevi. Lo dice lei, fermatevi, questo dice fermatevi e proviamo a ridisegnare un mondo nuovo. Ma se non li blocchiamo, il progetto, che è un solo progetto, va avanti. Bisogna inventarlo come facevi da ragazzo, Salvatore, pensare che si possa disegnare un mondo nuovo, ma allora bisogna rimboccarsi le maniche e bisogna pensare a un mondo nuovo, ma non è ancora un progetto politico, non lo so, si andrà, se vince il no, Renzi dovrebbe per logica dire me ne vado, qualcuno gli dirà stai sereno, ma dovrebbe essere lui a dirlo, perché nessuno, scusami Salvatore, nessuno lo può obbligare, se ne va il Presidente della Repubblica, scusatemi, fatemi finire, il Presidente della Repubblica, sto parlando di regole costituzionali, il Presidente della Repubblica
chiamerà un altro, come avrebbe dovuto fare Napolitano, perché il Presidente del Consiglio d'Italia riceve la fiducia dal Parlamento, non dal popolo, fino a quando sarà così la Costituzione, chiama uno e avrebbe dovuto farlo Napolitano dopo la dichiarazione di incostituzionale del Porcellum e dire: caro giovanotto, ti affido un problema importante, vada alle cose urgenti, ma tra le cose urgenti e urgentissime la legge elettorale, fai una legge elettorale nuova che restituisca la sovranità al popolo nel rispetto dell'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. Dopodiché si ricomincia a pensare a progetti politici. Se non c'è questo, ripeto, solo col no possiamo andare avanti in questa direzione. Nessuno di noi può pensare che c'è un progetto politico contro un progetto politico. No, c'è un progetto politico contro la difesa della Costituzione che potrà essere modificata successivamente nel senso di un miglioramento degli spazi di democrazia. Io avrei ad esempio 30 modifiche da proporre alla Costituzione. Se volete ve le mando in email, mi date gli indirizzi. Sono cose che si potrebbero fare, ma migliorano la Costituzione, non la pensano secondo il mio disegno personale. Grazie a tutti, grazie per la collaborazione, il numero di circolo del timpano, grazie, alla prossima.